Ciao a tutti, sono Benedetta Ballardini, flautista, e oggi sono ospite a Contatto Culturale. Buongiorno a tutti amici di Contatto Culturale e benvenuti a una nuova puntata del nostro consueto appuntamento. Quest'oggi siamo in compagnia di Benedetta Ballardini. Ciao Benedetta! Ciao, ciao a tutti. Benedetta Ballardini, flautista. Raccontaci un po' com'è nata questa passione per la musica. Sì, allora, è nata una decina di anni fa, quando ero in seconda media, in realtà un po' per caso. Io abito in un paese a 30 km circa da Novara e devo dire che non ci sono molte realtà musicali, insomma, nella mia zona. Ma fortunatamente, appunto 10 anni fa, alla mia scuola media avevano organizzato delle presentazioni su tutti gli strumenti che si potevano suonare in banda. E allora, così
quasi per gioco con una mia amica storica, ci siamo iscritte al corso di flauto e alla fine ho scoperto che mi piaceva tantissimo e ho deciso di proseguire con gli studi più seri, diciamo, più accademici. Ok, quindi comunque la tua formazione di base sei partita all'interno di una società, di una realtà bandistica. Sì, esatto. E la mia insegnante, appunto, che è una dei miei insegnanti ancora adesso, oltre che essere mia amica, appunto mi ha introdotto prima nel mondo della banda, poi mi ha aiutato anche a entrare in conservatorio e insomma ha fatto approcciare ambienti diversi. Ok. Ci parli un po' in generale anche del flauto, che è uno strumento che chiaramente tantissimi e tutti conoscono, però Sì. tu sicuramente puoi dirci così qualche cosa in più che sicuramente hai avuto occasione di studiare in questi anni. Sì, allora il flauto è uno dei motivi anche per cui mi aveva attratto appunto più da bambina, Sì. è che viene sempre presentato come uno strumento virtuosistico, solista, insomma, quelli che fanno un sacco di note, ecco, Sì. oltre che essere il più acuto fra i legni. Insomma, mi sono appassionata subito, mi sono innamorata del timbro dello strumento. Ad un concerto, forse sì, poco dopo che avevano presentato il corso, e appunto il flauto è caratterizzato da questo timbro molto, oltre che acuto, ma anche molto cantabile, e forse non paragonabile alla voce come invece si dice magari del sassofono o del violoncello, ma capace di ricreare la stessa cantabilità, la stessa liricità. Oltre che questo non dipende soltanto dalla costruzione del flauto, ma anche dal materiale. Io i primi flauti che ho sentito suonare erano flauti d'oro e quindi sono stata proprio affascinata dal suono di questo strumento attraverso quel tipo di metallo che è molto più caldo, molto più pieno, insomma, degli strumenti in argento che abbiamo mediamente noi studenti. Ecco, Ok, comunque. loro non ci sono ancora arrivati, ma Beh, spero di riuscirci, insomma. immaginiamo che comunque anche a livello di costo certi strumenti non sia una spesa No, indifferente, assolutamente. diciamo. Ma mi affascina molto una cosa, che tu hai detto che sei partita all'interno comunque di una realtà bandistica. Quanto ti ha lasciato questo proprio in te come flautista? Ma sicuramente insegna a non insomma ad apprezzare tutti gli ambienti musicali perché sento spesso anche con dispiacere un po' denigrare queste attività più amatoriali, però in realtà secondo me tutti i modi per occuparsi di musica sono ammirevoli, validi, insomma, tutte le realtà che si occupano di musica. E Certo. mi ha insegnato, soprattutto tecnicamente, mi ha insegnato il ritmo, cioè ad andare a tempo, anche perché quando ero piccola, insomma, dopo un anno che suonavo, sono stata introdotta direttamente nelle attività della banda, come quelli che chiamano i servizi, che sono Ok. i momenti musicali in cui si suona e si cammina, e lì bisogna per forza andare a tempo perché Ma certo. coordinare il movimento del corpo con quello che si sta suonando è fondamentale. Secondo me, più uno è piccolo e più impara questa coordinazione, più è utile sia per sviluppare il ritmo che anche altre qualità necessarie per lo strumento, per suonare. Tu dopo, però, hai detto prima, hai deciso di a un certo punto di dire ok, io continuo con questo strumento e da lì cosa hai fatto? Ti sei iscritta al conservatorio. Sì, ho iniziato a frequentare il conservatorio a Novara in prima liceo, avevo 14 anni, un paio di anni dopo che ho iniziato a suonare. Comunque hai cominciato molto giovane, penso che non sia stato così facile. Ma no, infatti anche perché per me era tutto nuovo, anche la scuola superiore, tutti i miei amici, diciamo, delle medie o tutti quelli che conoscevo del mio paese si recavano nel paese più vicino per andare appunto alle superiori, mentre io
per comodità ho scelto di fare tutto a Novara, quindi mi sono completamente ritrovata in una realtà nuova da sola, poi ovviamente non ero proprio sola, Certo. c'era sempre la mia insegnante che mi seguiva, poi il conservatorio di Novara è un ambiente che sicuramente ti aiuta, non ti, insomma, in cui ti senti subito a Sì. tuo agio, però all'inizio è stato come entrare in un mondo nuovo per me, soprattutto a 14 anni, sì, infatti, sia con la scuola che col conservatorio. E comunque tu in questo momento ti trovi ancora a Novara, giusto? Sì, io adesso sono al secondo biennio, dovrei finire, si spera, a luglio, però sì, adesso sono all'ultimo anno. Ok, e parallelamente l'attività concertistica penso che sia molto intensa. Sì, soprattutto da quando appunto, soprattutto da quando abbiamo fondato l'associazione, cioè negli ultimi 4 anni, ma anche prima abbiamo sempre trovato occasioni di suonare sia per conto del conservatorio che appunto portando la musica soprattutto nei luoghi dove abito, che è la Valsesia, la zona, insomma, oltre al mio paese, la zona più estesa dove abito, che forse manca un po' di realtà musicali e concertistiche, e appunto è sia più difficile inserire attività di musica classica, ma anche più facile forse trovare occasioni perché non essendoci, se si crea dal nulla, insomma, è anche Certo. probabile che ci sia una risposta positiva sia dal pubblico che dall'ente che decide di ospitarti. Qual è l'ambiente che ti piace di più? Nel senso, ti piace di più suonare in orchestra o fare magari in piccole formazioni di musica da camera? Qual è il tuo mondo? Allora, ho sempre iniziato, cioè dall'inizio ho sempre avuto esperienze con la musica da camera, con tantissimi gruppi, anche non convenzionali, ad esempio quando hai appunto 13-14 anni, magari non sei ancora a livello, nel mio caso almeno, di suonare, non so, in un quintetto a fiati, magari facevamo il trio di flauti o, insomma, si cercava qualsiasi occasione per suonare insieme agli altri, ma appunto crescendo ho sia cambiato molti gruppi di musica da camera, ma anche fatto esperienze in orchestra. Ho meno esperienza in orchestra rispetto alla musica da camera, però insomma, è un mondo che mi affascina tantissimo, mi sono appassionata tantissimo anche grazie al nostro docente di esercitazioni orchestrali del conservatorio, che ritengo un musicista validissimo, che mi ha appassionato molto all'ambiente orchestrale. E proverò, insomma, a perseguire questa strada, non lasciando sicuramente da parte le realtà cameristiche. Insomma, non riuscirei a scegliere nettamente, è tutto un ambiente molto diverso uno dall'altro. Certo. E il flauto comunque si può anche suonare da soli, come ci hai dimostrato tu in Sì. questi brani che ci hai portato quest'oggi. Ce ne hai proposto uno in apertura, adesso ne sentiremo un altro. Ci ripresenti un attimo, ci spieghi un attimo da dove vengono. Sì, allora il primo brano, che penso sia quello che presenterai per primo, insomma il più breve, è il primo movimento dalla sonata in La minore per flauto solo di Carl Philipp Emanuel Bach, appunto uno dei figli di Johann Sebastian Bach, e uno degli, forse, di quelli più prolifici, oltre che più eseguiti, oltre al padre, per il nostro strumento. Questo lavoro è uno dei più importanti dopo la partita di Bach e le fantasie di Telemann, uno dei brani più importanti per flauto solo. Si affaccia sia allo stile del padre, insomma quello molto più contrappuntistico, scientifico forse se vogliamo, che però guarda con un occhio al preromanticismo, già una liricità molto più avanzata di quella che era nell'epoca. Secondo me è un brano di grande innovazione, grande espressione, rispetto all'anno in cui è stato composto. E invece quello che sentiremo adesso? Quello che sentiremo adesso è Image di Eugène Bozza per flauto solo sempre, ed è un brano molto diverso, è composto all'inizio del Novecento,
periodo in cui sia l'inizio del Novecento che poi tutto il secolo in cui molti compositori si interessarono al flauto, in particolare Eugène Boccà è un autore conosciuto forse per lo più dai flautisti o comunque dagli strumentisti a fiato, soprattutto legni, perché anche lui possiede, insomma, ogni compositore che ha scritto per flauto solo ha cercato di dare sia di combinare sia una liricità che è proprio tipica del nostro strumento, che anche elementi virtuosistici. Insomma, il periodo di composizione, cioè del primo Novecento, fa capire che l'autore si è ispirato ai suoi contemporanei o ai suoi precedenti come Debussy e Ravel per l'armonia e la gestione delle frasi. Quindi è un ambiente completamente diverso dal brano precedente. Ok, allora ascoltiamocelo e dopo torniamo qui a parlarne assieme. Thank you.
Ecco, ci siamo qui oggi con la flautista Benedetta Ballardini. Abbiamo appena sentito un suo secondo brano al flauto solo. Benedetta, come una piccola parola su quello che è il momento attuale, come lo stai passando? Allora, io l'ho preso positivamente, devo dire, per quanto si possa prendere positivamente una situazione del genere, però ho cercato di sfruttarla, insomma, al meglio, soprattutto investendo nello studio dello strumento. Oltre ad aver fatto degli esami online di strumento, insomma, tramite registrazioni, ho anche partecipato ad un concorso, quindi cercare di darmi delle scadenze, di mettermi in gioco anche se da casa, insomma, per provare a simulare quello che sarebbe stata un'esecuzione dal vivo, anche se è molto difficile. E effettuiamo anche videochiamate con dei miei compagni di conservatorio o amici per discutere sui brani che dovremmo eseguire. Che eseguiremo nei prossimi concerti che si spera saranno molto presto. Speriamo, sì. Certo. Beh, quindi comunque se ti sei tenuta, diciamo, attiva anche in questo momento un po' così. E Sì, so sì. che tu comunque, oltre alla, diciamo così, allo studio del flauto, sei anche attiva con un'associazione che è l'Associazione Culturale Ex Novo, di cui sei anche vicepresidente. Sì, è un'associazione fondata nel 2016 e ne sono vicepresidente da 4 anni. Il presidente è Chiara Pavan, la mia insegnante di flauto di cui parlavo prima, insomma. E abbiamo fondato questa associazione per portare la musica non soltanto nelle sale da concerto, nei teatri in cui ci è capitato di suonare, ma uno dei nostri scopi principali è quello di portarlo nei luoghi più inattesi, basta portarlo alla gente, basta che qualcuno possa ascoltare la musica. E abbiamo molti gruppi di musica da camera legati, insomma, all'associazione, con appunto alcuni dei nostri membri, ma chiamiamo anche gruppi esterni, insomma, chiunque voglia esibirsi per noi. Abbiamo anche un'orchestra, che non è un'orchestra intesa nel senso sinfonico, ma è un gruppo grande di circa una cinquantina di persone, poi dipende, non siamo sempre tutti insieme, che unisce sia giovani musicisti come posso essere io e molti altri miei amici più o meno della mia età, anche più piccoli, che studiano musica o al liceo musicale o al conservatorio o sono già diplomati, e amatori, sia appunto sempre della nostra età, ragazzi che studiano lo strumento per dilettarsi nel tempo libero, che adulti, questa è una cosa molto bella che mi piace molto raccontare, che grazie a noi, magari portando i figli, abbiamo ad esempio una famiglia intera di 4 persone che suonano insieme con noi, che grazie a noi o grazie alla passione che hanno visto nei figli, si sono riappassionati al proprio strumento che magari suonavano anni fa e si sono rimessi in gioco, hanno deciso di suonare con noi nell'orchestra e la cosa più bella è che il pubblico tutte le volte, insomma, magari dice non vede certo una qualità come quella della filarmonica della Scala, ma può percepire, insomma, questa gioia, questo entusiasmo che tutto il gruppo insieme mette nel suonare davanti alla gente. Beh, questo è in fondo una delle cose principali della musica, il fattore che riesca ad unire la gente, sia chi fa musica e sia chi ascolta la musica. Quindi Certo. questo è davvero molto molto bello. Ma quindi fammi capire, organizzate anche dei corsi per chi non ha mai suonato o comunque raggruppate persone che già hanno fatto una certa formazione musicale? Ma diciamo che non abbiamo mai avuto persone che da zero non sapessero nulla. Magari appunto dopo essere stati fermi per anni, prima di entrare a suonare con noi, hanno voluto iscriversi anche privatamente per loro conto da un insegnante di strumento che li seguisse individualmente, oppure qualcuno dei nostri ragazzi che
che suona lo stesso strumento, che potesse aiutarlo nello studio o comunque potesse chiedere dei consigli per confrontarsi. Adesso è chiaro, in questo periodo è tutto difficile, abbiamo detto, però ci hai anche fatto capire che comunque non ti sei fermata e stai comunque lavorando per quello che succederà nel momento in cui riaprirà e finirà tutta questa situazione. Quindi, che progetti hai nell'immediato futuro? Ma allora, nell'immediato futuro devo sicuramente fare la tesi di biennio, che appunto avevo in mente un progetto particolare che riguardasse anche la musica da camera, quindi spero di riuscire a fare. Poi abbiamo tutta l'attività concertistica, sia con l'associazione che da chiamate di esterni, che speriamo di riprendere anche quella in fretta. E poi avrò un esame di ammissione per un biennio specialistico che scaramanticamente non dico nulla, ma spero che vada Bene. bene, quindi nell'immediato futuro queste tre cose in particolare. Bene, comunque tanta, diciamo, tanta carne al fuoco e speriamo davvero che vada tutto al meglio. Ti facciamo tantissimi auguri anche per questa tua nuova avventura. Grazie. Quindi niente, Benedetta, è stato davvero un grande piacere averti qui a Contatto Culturale. Ti ringraziamo tantissimo per essere stata qui con noi, per averci portato la tua musica, averci parlato anche di questa bella idea con l'associazione Ex Novo. Grazie mille, Benedetta. Grazie a voi, grazie a te per avermi intervistato e avermi fatto partecipare. Grazie ancora. E noi ci vediamo tutti quanti domani con una nuova puntata, sempre qui a Contatto Culturale. Ciao a tutti!